Amici di Formula Italia Team, bentornati e buonasera, Gran Premio del Giappone. Siamo sul circuito di Suzuka, quart'ultimo appuntamento della Sport League 2023-2024, quart'ultimo appuntamento anche di tutto il carrozzone dei campionati di Formula Italian Team, che sono ormai entrati nella fase finale, nella fase calda. E calda è già questa qualifica, con tutti i piloti che sono già in pista. Abbiamo già il riferimento di Vampir, che è il primo a scendere sotto il muro dei 27, il 1.27, il 1.26, 960 in Sarzi in prima posizione. Abbiamo tanto, tantissimo di cui parlare per la gara di questa sera. Ovviamente vado avanti in primis con le presentazioni. Accanto a me ritroviamo in cabina di commento, dopo l'assenza di 7 giorni fa in a Singapore, perché era impegnato in pista, Mattia Rialcorso. Buonasera Luca, buonasera Andre, bello essere tornati. Meglio guardare che girare per questo momento. E ovviamente, come sempre, la direzione gara non può restare sguarnita. Dalla stanza dei bottoni, direzione gara, Andrea Badolato. Ciao, ciao ragazzi, buonasera. E quindi arriviamo a questo quart'ultimo appuntamento della stagione, con un campionato apertissimo, il clamoroso colpo di scena del post-gara di Singapore, dove Vampir è tracollato dalla seconda alla nona posizione per una penalità purtroppo obbligata, visto che non ha sottoposto a revisione il suo giro di qualifica, e la direzione gara purtroppo ha combinato 9 secondi di penalità che gli sono costati carissimi. Forse il campionato, che invece resta aperto fra Michael e Fiorino, 240 punti per il primo, 226 punti per il secondo, che con la vittoria di 7 giorni fa in quel di Singapore è tornato a farsi sotto in classifica. Vampir, che è in terza posizione, ora ha tra virgolette solo 14 punti di vantaggio nei confronti di Ricky Best, che viene davvero da un trend molto positivo. Questa invece è la classifica del campionato costruttori, che con 293 punti vede davanti Red Bull con 226, Ferrari con 215, Alfa Tauri. Andiamo anche a dare un paio di notizie per quanto riguarda la gara di questa sera. C'è una penalità da scontare, è quella di Sniper Samu, che ha raggiunto il limite dei punti di licenza, che quindi non effettuerà la qualifica, scattando dal fondo per la gara. Altro annuncio ufficiale: dopo 3 gare da wildcard, Alberto Farris entra come pilota ufficiale in Sport League per questo finale di stagione e va a prendersi il posto in Mercedes, affiancando Toppin Kestrel. Diciamo che Alberto ce lo aspettavamo, ha fatto comunque nella sfortuna delle ottime presentazioni, è stato confermato per queste ultime gare. Adesso abbiamo anche iniziato abbastanza bene, Luca, perché l'unico in questo momento a essere sceso sotto il 27 è Vampir in 26.960, purtroppo errore molto grossolano che gli costa in questo momento il campionato, salvo clamorosi nelle ultime 4 gare. C'è anche da dire che comunque là davanti non se la mandano a dire, sarà importante veramente non sbagliare, mancano ormai veramente poche gare alla fine e ogni punto è sinonimo di vittoria del campionato. E allora on board con F e la Swass nel suo giro di qualifica, insieme a Lopeschi, togliendo Sniper Samu, che sappiamo non avrà nessun riferimento cronometrato in questa qualifica, è l'unico pilota che non ha ancora un tempo cronometrato, 31.4 nel primo settore, paga 2 decimi di ritardo da Vampir. Uscita della Spoon, circuito velocissimo e come sempre spettacolare tecnico quello di Suzuka, ricordiamo un circuito di proprietà della Honda, costruito da Honda, che ha svariati layout e quindi, diciamo, possiamo aggiungere la classica nota margine, una nota di margine neanche troppo, la lascia sull'asfalto con le gomme anche F, che imbarda completamente la sua As all'ultima chicane, riesce a mantenere il controllo, chiude a 6 decimi da Vampir in 27.6 e si mette alle spalle di Toppin Kestrel, davanti ad Alberto Farris, a fare da spartiacque fra le due Mercedes. Tornano in pista alcuni piloti, dicevamo, per mettere una nota di colore classica di questo tracciato, l'unico tracciato con la particolarissima forma ad 8, con il cavalcavia che spacca in due il tracciato tra la 130R poco prima dell'ingresso della 130R. Ricky Best! 5 posizioni! Mancando 9 minuti al termine, non è di certo colpa della CPU stavolta. Ma da quello che vedo è colpa del suo compagno di squadra, perché gli sta completamente incollato, essendo che quest'anno la funzionalità del freno è ottima per scaldare e non consumare la gomma. Il suo compagno ha deciso comunque di fermarsi. Forse dietro voleva di lui la scia? Non so.
so cosa sì, volessero fare, anche perché penso vogliono farlo, non so vogliono fare il gioco, ma poi una follia, perché Samu non ha nessuna fretta, non deve fare nessun tempo cronometrato, non deve fare la qualifica. Questa è una roba da manette. Così inizia già in salita il suo rientro eventualmente per la posizione in campionato contro Vampir. Adesso vedremo cosa potrà fare il pilota dell'Alfa Romeo, che si sta per lanciare, anche scavalcato da alcune macchine in questo momento. Non è una bella notizia per lui, diciamo che non è sempre stato fortunato con le 5 posizioni di penalità, bisogna dirlo questo. Intanto si riaccendono i settori, si accende bene quello di Alberto Parris, che a 39 millesimi da Vampir nel primo settore. Vampir che ha segnato poi 39.1 nel settore centrale, 31.3 nel T1 per Topping Kestrel. Settore centrale Alberto Parris alto, molto alto, 39.4, lì perde 3 decimi da Vampir, va alla chicane finale, 1.26.960 il tempo da battere, va sul traguardo Alberto Parris per migliorarsi, mettersi in sesta posizione, scavalcare il suo compagno di squadra. Dietro arrivano anche le altre vetture, c'è Ricky Best che sta arrivando ora all'arrivamento del primo settore, fra poco arriverà anche Michael Loon, intanto anche lui ottimo il primo settore, 31.243. Intanto Topping sul traguardo, la mette in terza posizione, terza posizione a poco meno di 2 decimi dalla crono di Vampir. Record T1, Ricky Best 31.080. Non so se hanno fatto qua il gioco di scia, ma non penso proprio, penso sarà qua in uscita, però vedo un po' di traffico, quindi penso che proprio non ci sia neanche stato... No, credo l'abbiamo fatto sul dritto forse, sul dritto del rettifilo del traguardo, non molto sensato visto che lì c'è il DRS, il rettifilo anche corto. Esatto, ed è più difficile poi fermare la macchina essendo una curva molto molto delicata col posteriore, che basta un attimo per venire larghi. Ora nel settore centrale Ricky Best infatti va sul traguardo però per migliorarsi, ma rimanere alle spalle di Vampir. Michael 39.1 nel settore centrale, un ottimo riferimento cronometrico dopo un 31.1 nel primo settore. Michael la mette in pole, toglie ancora un decimo al tempo di Vampir, un primo 26 secondi, 852 millesimi. Sta arrivando ora la Ferrari alla fotocellula nel secondo settore, e quella di Alessio Fiorino che in 31.2 nel primo settore però non si è migliorato, è in linea con se stesso ma paga un decimo e mezzo dal riferimento di Michael. Non si migliora neanche nel settore centrale, 39.5, e non va neanche sul traguardo, freccia a destra, torna in box. Sì, piccola sbavatura per lui alla spoon, dove purtroppo è andato un po' in sovrasterzo, ha dovuto controllare la macchina e ha perso tanta velocità in uscita. Dovrebbe essere nel... no, non è nel giro Lobensky, dovrebbe essere forse nel giro Tukumic, mentre c'è una Red Bull che va per Prati fra la Dunlop e la Degner. Tukumic lo attendiamo al primo rilevamento cronometrico, miglior tempo personale 31.4, 2 decimi e mezzo però di ritardo dal crono di Michael. Sì, bisogna dire che comunque nonostante il secondo tentativo la prestazione di Vampi rimane comunque ottima. Qua c'è anche una piccola pecca che porta un nel T1, perché alla lunga si rischia che nel serpentone si formino molti marble e basta un attimo sbagliare traiettoria e completamente il giro buttato. Ci sono state delle prove con anche i ragazzi del FIT dove veramente Luca non si poteva andare un attimo fuori traiettoria. Beh, però... che si rischiava veramente di uscire di pista. Però devo dire che il serpentone di Suzuka, lo snake iniziale, è sempre stato un tratto del tracciato dove non ti puoi permettere di sbagliare traiettoria, altrimenti poi perdi il ritmo per tutte le curve successive, quindi da questo punto di vista è un ostacolo che devi evitare a prescindere. Tukumic si migliora, 593 millesimi dalla prestazione di Michael, lì se la sua McLaren in ottava posizione, nessun rilevamento interessante alle sue spalle. C'è Effe invece che si è appena lanciato, anche lui è proprio ora nello Slake, salita verso la Dunlop a chiudere il primo settore, 31.144 il tempo di Michael, che è quello della pole, lì però il record è di Ricky Best in 31.080. Record dei settori suddivisi in uscita da Degner 2, Effe. Diciamo record dei settori che sono equamente suddivisi, 31.080 per Ricky Best nel primo settore, 39.149 per Vampir nel settore centrale, 16.448 per Alessio Fiorino nel terzo settore. Sì, un piccolo errore da parte del pilota Haas che è arrivato leggermente lungo e poi ha dovuto trazionare fuori traiettoria e ha perso leggermente la macchina. Per fortuna non l'ha messa a muro, avrà ancora la possibilità penso di rilanciarsi. Intanto
sotto, Alberto è il primo a scendere in pista per l'ultimo tentativo. Invece Luca, ritornando allo Snake, sì, è stato molto proibitivo anche negli anni precedenti, è stata forse uno dei punti che a me piace di più di tutto il campionato, dove veramente errore conta di... Errore di Magico Sonic, ha perso la macchina nel T2 ora senza. Ma era già, stava già rallentando, secondo me ha perso proprio la macchina. Sì. Tanto Fara migliora, la mette in undicesima posizione, paga però quasi un secondo e due di ritardo la prestazione di Michael, come diceva poco fa Mattia. Primo ad uscire in pista per l'ultimo tentativo di questa qualifica è Alberto Farris, una bandiera gialla quando mancano 3 minuti netti al termine della sessione. Dicevo, Magico Sonny aveva già rallentato, perché l'abbiamo visto prima, guardato per un attimo dalla telecamera, uscita dall'air, quindi era già in fase di rallentamento. Sì, distrazione del pilota della Aston Martin, che gli costa anche, mi sa, l'ultimo tentativo, perché non penso abbia più tempo per rientrare in pista e fare un giro. Siamo al limite, se i meccanici saranno rapidi dovrebbe riuscire a fare il suo ultimo tentativo. Tanto Luca, penso si sia lanciato adesso Alberto, che si accinge a fare il T1. Partito ora il giro di Alberto Farris, allora on board con la Mercedes del neo pilota Mercedes, quarto appuntamento per lui in questo campionato, primo da titolare dopo 3 appuntamenti da wildcard, è rientrato in Olanda, poi Monza, poi Singapore e ora Giappone da titolare. Molto pulito nello Snake, Luca, bisogna vedere adesso se capitalizzerà con il col tempo, 1 e 2 si migliora di poco, ma rimane lontano dal tempo più veloce. Oi, scodata, anche un pochettino di traffico, non dovrebbe dargli troppo fastidio. Arriva all'airpin per la staccata, dietro intanto vedevamo una piccola incomprensione fra i due doppiati. 31.226, migliora leggermente se stesso, ma è a 82 millesimi da Michael nel primo settore. Sì, adesso vediamo come si accinge queste curve velocissime, pulito e veloce in uscita. Adesso andremo alle 130R. Avrà un po' di traffico davanti, ma niente di problematico, penso siano già tutti in lancio. Arriva la fotocellula del secondo settore, poi 130R, ultima staccata per la Casio Triangle. Non si migliora, 39.5 nel settore centrale, non è riuscito a prendere perfettamente la corda. Prova a sfruttare tutti i metri e non sono abbastanza, non si migliora Alberto Farris nell'ultimo tentativo. Tanto Michael si sta accingendo a completare lo Snake, molto veloce il pilota della Red Bull, forse è riuscito a trovare più confidenza rispetto al giro precedente. Attenzione, girato Fara, Degner 2! In quella zona sta sopraggiungendo proprio in questo momento Michael, poi arriverà Vampir! Michael! Clamoroso errore, Michael la perde, c'è anche in chiaia una As! Situazione non comoda per tutti quelli che stanno sopraggiungendo, sta arrivando Vampir in quel settore. Prova la bandiera gialla e vede anche un po' di fumo. Vampir lo attendiamo al rilevamento del primo settore, attendiamo l'aggiornamento del monitor dei tempi. Sta arrivando al primo settore anche Ricky Best, mentre Fiorino ha appena iniziato lo Snake. Vampir 31.1 nel settore centrale, 20 nel primo settore, 20 millesimi sotto il tempo di Michael. Non è record perché Lyric Best è passato in 31.0 e fa ancora meglio, 31.040, toglie altri 40 millesimi al T1, ripete il record nel primo settore Ricky Best. Dovrebbe essere invece Fuchsia il suo settore centrale di Vampir, dovrebbe riuscire ad andare a prendere la pole position. 39.119, Fuchsia confermato nel settore centrale da parte di Vampir, che sfrutta tutti gli ultimi centimetri della pista per rifilare quasi 2 decimi a Michael. Sfrutta anche quel poco di scia che può dargli la Mercedes, credo sia quella di Topping Kestrel. Ricky Best che arriva nel settore centrale, alto, 39.3, non migliora nemmeno se stesso, è in linea ma paga quasi 2 decimi da Vampir. Casio Triangle, Fiorino 31.2 nel primo settore, 39.1 nel settore centrale. Fiorino sta mettendo insieme un'ottima prestazione ma potrebbe comunque non bastare, esce ora dalla Casio Triangle, tutto all'interno per sfruttare tutti i centimetri della pista, scavalca Ricky Best ma è terzo alle spalle sia di Vampir sia di Michael.
Penso la qualifica sia terminata, Luca, non c'è più nessun altro in giro. Attenzione, Dodo che la perde alla spoon e riesce a salvare la dal muro. Oi. Ecco, troppo presto per dirlo. Era tutto così bello. Intanto ho visto F senza ala. F senza ala anteriore. Dov'è che ce lo siamo perso, mi sa. Dato pure lui a muro. Forse a Degner c'era la as di... No, era Farah che si era girato a Degner. Sì, esatto, era Farah. Quindi penso anche lui in quella zona. O poco dopo vedo un po' impossibile. Spero che non sia andato veramente oltre i limiti della pista. Però bisogna dire, bel giro di Vampyr, 26.6 e 664, rifila quasi due decimi a Michael e quasi altri tre a Fiorino. Ottima pole position da parte del pilota Alfa Tauri. Quindi Vampyr va in pole position, cerca un miracolo in queste ultime quattro gare per provare a rientrare in classifica, lontano 71 punti dal leader. Ci sono a disposizione ancora 100 punti, più i giri veloci 104. Diciamo che non me la vogliano Fiorino e Michael, ma se si prendessero e facessero un bello zero, diciamo che Vampyr non sarebbe così non contento, ecco. Si potrebbe ripetere una partenza alla Senna Prost. Anche volendo, per lo spettacolo, assolutamente. E quindi tra poco andremo a vedere quella classifica finale di questa sessione di qualifica che ha visto Vampyr prendersi la pole position davanti ai due principali contendenti al titolo 2023-2024 della Sport League, ovvero Michael e Alessio Fiorino. Eccola qua la classifica finale. Ricky Best, non dimentichiamolo, parte con 5 posizioni di penalità, scatterà quindi dalla casella numero 9, facendo scalare Topping in quarta posizione, Luni ancora bene in sesta. Luni, devo dire che dopo una prima parte di stagione di apprendistato, nella seconda parte di stagione è migliorato molto, soprattutto in qualifica, ma spesso è in condizione di non essere lontano da Michael. Sì, diciamo che anche uno dei vantaggi che ha avuto Michael quest'anno è di avere comunque un compagno che tante volte potesse guardargli le spalle e aiutarlo in quella che era la sua scalata verso il campionato. Ultimamente si è anche confermato in qualifica e devo dire molto bene in gara Luni, quindi ci aspettiamo che possa fare anche qua la differenza e cercare di dare una mano a Michael, che ha veramente bisogno di tutto l'aiuto possibile, perché comunque Fiorino ha dimostrato di essere sia veloce, anche se nelle ultime gare qualche errore gli è sempre scappato, ma quando la prestazione c'è, la mentalità, come ha detto lui, c'è, sicuramente è veramente imprendibile. E quindi pubblicità, tra poco, con la partenza del Gran Premio del Giappone Sport League 2023-2024. Rientriamo quindi in diretta proprio nel momento in cui le vetture stanno lasciando la griglia di partenza. Vediamo Vampyr scattare con gomma dura, mescola bianca. Tra poco andremo a fare il resoconto anche delle gomme. Ovviamente, come sempre, andiamo a vedere quella che è la griglia di partenza di questo quart'ultimo appuntamento della stagione, che scatta dal circuito di Suzuka. Griglia di partenza che vede in fondo Sniper Samu penalizzato senza tempo, affiancato dall'Aston Martin di Magico Sonny, che parte in quindicesima posizione. Settima fila per la McLaren di Stefano Canino, quattordicesimo, e l'Alfa Tauri di Krikon nel tredicesimo, un po' sottotono questa sera. Sesta fila per la Haas di Farah, che scatta con la dodicesima posizione, affiancato da Williams di Dodo, che è undicesimo. Poi c'è l'altra Haas, quella di F, con le Haas che partono in colonna, mentre in una posizione c'è Ricky Best penalizzato dopo l'ottima quarta posizione in qualifica. Quarta fila per Lopensky, e con la Williams è in ottava posizione, affiancato dalla Mercedes del neo titolare Alberto Parris. Poi Tukumic in sesta posizione, a chiudere in quinta posizione la terza fila c'è Luni. Seconda fila con Topping Kessler in quarta posizione ad affiancare la Ferrari di Alessio Fiorino, mentre davanti a tutti scatta Michael in seconda posizione a fianco al Pullman Vampyr, che in un primo 26 secondi e 664 millesimi si è andato a prendere la pole position del Gran Premio del Giappone. Mattia, come? Intanto è crashato lui e mi sa che è da rifare la stanza. Non prenderà mai il controllo della vettura. Molto probabilmente gli toglierà la vettura dalla griglia. Vediamo, ma è molto difficile. Aspettiamo eventualmente comunicazioni dalla direzione gara. Intanto un riassunto rapido delle gomme, Luca, che sono, allora, bianca per Vampyr, Michael media, soft per Fiorino, Topping Luni, media per Tukumic, soft per Alberto, sì, Andre.
No, in realtà sto aspettando che mi comunichi lui il da farsi, nel senso che penso che quasi quindi... sicuramente. Comunque torniamo alle gomme e poi vediamo. Sì. Invece poi Ricky F partono con la gomma bianca, Dodo media, Fara, Krikone e Stefano con gomma hard, Magico Sonny rossa e a finire Sniper Samu con gomma bianca. Quindi un menù molto variegato. Davanti Vampir quindi è l'unico con gomma hard dei primi otto. Sì, diciamo che le strategie qui sono hard soft, media soft, addirittura penso un soft hard, perché vedendo la scelta la soft in partenza non è proprio consigliata, perché sì, due o tre giri te li fa molto bene, ma poi più o meno il drop è anche fastidioso per il T1. Si posizionano tutte le vetture sulla griglia di partenza, arriva quella... tornati in diretta, purtroppo un piccolo problema tecnico proprio in una delle fasi clou della gara, la fase della partenza. Raccontiamo in breve quello che è successo: c'è stato un ritiro che non abbiamo visto dalle telecamere di Magico Sonny, che ha portato all'impiego della Virtual Safety Car, che al termine della prima tornata ha poi portato il gruppo a ripartire sotto bandiera verde. Michael davanti a Vampir, che ha perso la prima posizione, poi Alessio Fiorino è l'unico nei primi quattro che sono tutti attaccati, dopodiché un buco per andare a trovare la Mercedes di Topping Kestrel, che a sua volta ha quasi due secondi di vantaggio sull'altra vettura gemella del compagno di squadra Alberto Farris. Via via tutti gli altri. Mattia, fondamentale per Vampir rimanere attaccato in questi giri ora che la gomma ha un pelo meno di prestazione, ancora di più ovviamente il discorso poi vale per i piloti con gomma soft, sfruttare la gomma in questi primissimi giri, ma sembra che le possibilità stiano già scemando. Terzo giro di 27, la gomma dopo 4-5 giri per quanto riguarda la soft dovrebbe iniziare a calare leggermente. Sì, in questa fase la media e la hard dovrebbero iniziare ad avere una bella differenza nei confronti della rossa di Fiorino. Michael è passato su Vampir, secondo me anche Vampir l'ha lasciato andare, perché per lui è più fondamentale avere un trenino di media davanti che essere lui a fare il trenino. Magico Sonny ha abbandonato la sessione e adesso vediamo, in questo momento credo sia una fase di studio, l'unico che penso possa provare l'attacco sia Fiorino, anche se credo che Vampir riproverà a passare Michael per evitare di essere ripassato anche lui a sua volta da Fiorino. Esce abbastanza bene, il DRS è molto potente qua, quindi vediamo cosa può succedere da qui a fine Fiorino. Vampir su Michael, va dentro con il DRS aperto, occhio perché si impila anche Fiorino, doppio sorpasso, passa Vampir, ne approfitta anche Fiorino con Michael che in un Amen si ritrova da primo a terzo. E si sta riavvicinando Topping Kestrel, che era lontano più di un secondo e mezzo, e ora nel trenino. Sì, ha sfruttato molto ibrido, qua si ricarica abbastanza facilmente, quindi non è una grave pecca per lui e si è riuscito a riagganciare. Michael, sorpreso, non ha chiuso la porta subito e ne ha approfittato Fiorino, che si è attaccato subito a Vampir. Fiorino ha ancora forse un paio di giri, avendo fatto il primo giro sotto Virtual, per cercare di sfruttare al massimo questa gomma, ma vedo che Michael lo mette comunque sotto pressione e non gli dà vita facile. Gruppo davanti compatto che ora conta 5 vetture, Vampir, Alessio Fiorino, le due Red Bull di Michael e Luni, la Mercedes di Topping Kestrel, deve esserci invece dietro, è stato un piccolo errore di Alberto Farris che ha perso le posizioni nei confronti di Tuco Michelopensky. Sì, ha commesso un errore a Wegner 1, ha rischiato di finire fuori pista, ha dovuto rallentare tanto e dietro ne hanno approfittato per superare. Molto vicini davanti, Fiorino è vicinissimo, Michael anche di più. Fiorino va verso l'interno, Michael va verso l'esterno della Casio Triangle, si trascinano leggermente, perdono un po' di tempo, vanno ruota a ruota, ne approfitta Vampir, che ovviamente respira, mette subito 8 decimi di gap fra sé e la concorrenza. Dietro intanto Ricky Best sta risalendo in undicesima posizione, si prende la posizione nei confronti di Krikkonen, alla fine Alessio Fiorino si rimette Novera e si rimette secondo. Sì, in questo momento hanno fatto tra virgolette un po' più di respiro per Vampir, che non ha dovuto tra virgolette preoccuparsi alle sue spalle dei due piloti col DRS. Diciamo che in questo momento comunque Michael fa bene a disturbare la guida a Fiorino, questa gomma, metterla più sotto stress significa anche consumarla rapidamente, infatti vedo che comunque già è stazionaria con le prestazioni, quindi non penso Fiorino che da questa fase in poi
possa averne di più dei due piloti Alfa Tauri e Red Bull. Sarà interessante capire la strategia di Fiorino, se andare su una gomma bianca anticipando la sosta o andare un più lungo possibile per avere media fresca e prestazionale, scavare un gap e impedire a Vampire, a Michael, di ritornargli sotto. Sarà curioso da vedere. Fra poco si inizieranno a sparigliare le carte, siamo in conclusione del giro numero 5, 27 i totali previsti per i circa 150 km da percorrere qui sul circuito di Suzuka. Riparte la caccia, una scia potentissima che porta i piloti dalla sponda, la 130R fino alla staccata della Casio Triangle. Michael si fa interno e poi esterno, prova di nuovo a battagliare con Fiorino, esattamente le parti invertite rispetto al giro precedente, con Michael che va totalmente sul cordolo, per un istante stava per perdere la vettura. Questa lotta sta rischiando di diventare davvero molto pericolosa, perché Vampir sta aprendo il gap e rischiano di perdere il DRS se continuano così. Sì, ma soprattutto stanno sfruttando, hanno praticamente quasi già sfruttato dopo solo 6 giri tutto l'ibrido a disposizione, e Vampir ha ancora la batteria completamente piena. Cioè, è incredibile in questo momento come Vampir si stia spalancando la porta. Michael e Fiorino devono un po' più collaborare in questa fase, non è in questo momento che decidi la gara. Concordo con Michael alla caccia di Fiorino, lo vediamo anche dal suo volante con l'indicatore di carica del liquido molto basso. Piccolo errore di Muni che è andato quasi fuori dalla zona DRS. Attenzione, girato Fara, credo. Fara, ci sono dei danni. Attenzione, grande mucchio. Situazione molto convulsa dietro. All'uscita, alla fine prende una penalità anche F. Sì, che si deve essere preso con Alberto. È successo qualcosa, Alberto Varis ha perso ulteriori posizioni, dicevo c'è stata una situazione tanto confusa dall'uscita di Fara quando abbiamo rivisto le telecamere, lungo F, grande confusione, si trova nel, praticamente in un panino purtroppo Alberto Varis, aveva una AS che gli stava andando addosso, l'altra che era interna non sapeva più dove andare. Non so se sono riportati i danni, Luca, a fondo. Attenzione che F va lunghissimo, no? Penso ci sia qualche danno. Danni per F, danni F all'ala anteriore, anche molto pesanti. Clamorosamente Alberto Farris non ha danni. Topping è passato su Luni. Topping su Luni, ma è a un secondo e mezzo dai primi tre. Occhio, perché forse questo gap può diventare importante per il terzetto di testa. Ricky Best intanto nel marasma generale già risalito in ottava posizione. Sì, Topping è anche già a corto di energia ibrida, Ricky sta già facendo un'ottima rimonta, si trova in ottava posizione, non è distante dal pilota di testa in questo momento 10 secondi e mezzo più o meno, quindi non ancora tutto al di fuori della lotta per il podio. Anche non è lontano, è a 1,3 da Luni. Topping ha recuperato un paio di decimi nei confronti del terzetto di Vampir, Fiorino e Michael, ma dal lampeggio della luce posteriore capiamo che c'è poca energia ibrida, quindi non so quanto ancora Topping Kestrel potrà dare fondo alle energie della sua parte ibrida per cercare di rientrare sul gruppo di testa. Sì, che comunque stanno cercando di spingere, mi sa che Fiorino non vuole aspettare il rettilineo principale per passare Vampir, infatti ci prova. Va dentro Fiorino nei confronti di Vampir, contatto, Fiorino controllo! Alla fine rimane dietro, un leggero contatto fra l'anteriore sinistra di Fiorino e la pancia di Vampir. Luni box? E box per Luni, a 5 secondi, intanto davanti Fiorino con il DRS passa davanti. Un po' lunghino Fiorino, non ha preso perfettamente il punto di corda, Vampir gli ha più o meno lasciato lo spazio necessario per comunque completare quella zona in due come hanno fatto prima lui e Michael, ma i due piloti purtroppo sono venuti al contatto, non dovrebbero esserci danni, comunque Fiorino ha preso la prima posizione, penso tutto abbastanza tranquillo. Topping Kestrel più o meno rimane lì un secondo e tre alla fine del primo settore, è lì che riesce a guadagnare molto e sta cercando ancora di tornare sotto, è sceso a 1,2 e ha staccato di tanto Tukumic era 1,3, era 1,9, ha dato altri 4 decimi a Tukumic.
Sì, ma mi sembra che abbia commesso un piccolo errore alla Wegener 2, ha dovuto alzare un attimo il piede e aspettare la trazione, è arrivato leggermente lungo, quindi penso anche sia quello frutto della perdita di Tokumi nei confronti di Topping. Non sta performando per nulla male la gomma soft di Topping Kester, che continua ad avere un ottimo passo ed è molto vicino a recuperare il DRS del trio di testa. Sì, sarà interessante capire la strategia, perché comunque qua le gomme sono tutte a mescola un po' più dura, quindi non è stata una cattiva idea partire con la rossa. Intanto Alberto passa Fara. Passa Fara, box Michael, che quindi segue la strategia di Luni, e Topping Kestrel anche lui dentro. Un po' presto però, Luca. Gomma bianca. E gomma bianca anche per Michael, entrambi gomma bianca. 3 secondi intanto per Sniper Samu. E Luni forse ce la fa. No, non dovrebbe riuscire a prendere la posizione su Michael. È lì, Michael, però è lì. Michael passa Alberto Farris, che però deve ancora fermarsi. E in più ha avuto un leggero contatto che l'ha portato allo spin. Intanto Lopez che si issa in terza posizione, passa a Tukumik. Vediamo cosa decideranno Fiorino e Bumper adesso, se attendere ancora un po' per poi avere gomma più fresca oppure rispondere alla sosta e di Michael e di Topping Kestrel. Più o meno la sosta per Bumper dovrebbe essere 15-14, invece quella per Fiorino dovrebbe essere nei prossimi 2-3 giri. Largo Topping Kestrel che perde la corda, allora Michael non ci pensa due volte a buttare dentro la sua Red Bull, a prendersi la posizione su Alberto Farris. Topping è dietro. Intanto vediamo se i due piloti di testa, sicuramente Fiorino può essere candidato al rientro, invece continua. Infatti adesso anche attacca Vampir, che si riprende la prima posizione. Scambio davanti, appaiono anche le sagome delle vetture di Lopez e Tukumik alle spalle del duo di testa, Vampir Fiorino. E adesso deve far fruttare subito la gomma Vampir, la gomma più dura, quella che comunque garantisce lo... Sniper Samu all'attacco di Krikkonen. DRS, sorpasso facile sul rettifilo principale. Sale in sesta posizione proprio dietro il suo capo squadra Ricky Best, che è lontano 4 secondi e mezzo. Sì, in questo momento Michael, che è il primo inseguitore per la P1, è a 22 secondi e 9. Non sta prendendo tantissimo nei confronti di Vampir, che comunque a sua volta ha una gomma media di 9 giri, una gomma hard di 9 giri, quindi penso che possa Vampir tranquillamente andare su una rossa. Adesso bisogna vedere, perché in questo momento comunque il ritmo di Vampir ancora lo sta tenendo, quindi penso che anche lui opterà per allungare sto stint e andare su una gomma media o una gomma hard. Sta tenendo benissimo il passo dietro, che intanto che ha il traino di Vampir e riesce a stare lì, può stare in pista. Sì, sappiamo qua quanto la scia e il DRS facciano abbastanza la differenza, però penso che adesso nel P1 sarà un po' più difficile tenere il ritmo di Vampir per Fiorino. Sabino Bor proprio con Fiorino, anche per capire un po' quando si sta andando eventualmente in difficoltà la guida del primo inseguitore di Michael nella classifica del campionato. Finestra aperta per la strategia, quindi di passare su gomma media. In questo momento tiene abbastanza la gara. Sì, tiene molto molto bene in questo momento il ritmo di Bumpy, che è su gomma hard, quindi io penso a questo punto, se la scelta della gomma morbida non è casuale, penso possa andare più per una media per il secondo stint e non su una gomma bianca. Da un board sembra veramente comunque pulito, riesce a seguire molto lineare, sta girando molto bene. Ricordiamo che qua ci sono le mescole comunque più dure, quindi come comportamento ci può stare. Ripeto, è un po' sorprendente, non pensavo che qualcuno potesse partire con la rossa, ma in questo momento Fiorino sta facendo comunque una bella differenza. Perde proprio qua qualcosa con alla spoon, ma con la scia e un po' di ibrido riesce comunque a tenere il passo di Vampir. La grafica, intanto vediamo come mai, con il primo giro di Vampir abbia guadagnato 8 decimi, il primo
dopo la sosta ai box lanciato. Vediamo il prossimo passaggio. Vampir sta girando costantemente negli ultimi due giri sul 32 basso, 32.1, 32.3, l'ultimo giro di Michael invece è stato un 31.4, freccia a destra, box per Alessio Fiorino. E Vampir conferma il trend perché fa 32.341, quindi comunque la sua gomma bianca sta funzionando bene. E Fiorino monta gomma gialla. Gomma gialla. Gomma gialla per Fiorino e quindi va per una strategia a sosta singola evitando la mescola più dura. Attendiamo il riferimento di questo giro di Michael che dovrebbe passare nei confronti di Alessio Fiorino. Arriva Michael. Alessio Fiorino toglie il limitatore alle spalle di entrambe le Red Bull. Quindi ma davanti diciamo a Toppi Kestrel. Un secondo ha guadagnato Michael. Qua l'undercut praticamente è quasi inesistente perché comunque queste gomme, finché non si è sulla gomma morbida, intanto Farris fa 30.505 giro veloce, finché si è su gomma morbida un po' di guadagno c'è ancora, ma con la gomma bianca l'undercut è un po' più difficile, un po' più proibitivo. Vediamo adesso cosa può succedere, perché l'uni può anche in questo momento accodarsi, fare da scudiero e portare via punti per il campionato a Fiorino. Pensi che Vampir adesso potrebbe pensare a una gomma soft a questo punto, guardando la strategia di Fiorino? Sì, diciamo che in questo momento la strategia che io conoscevo era media soft, hard soft. L'hard era molto più conservativa e duratura, quindi penso lui opti comunque penso per una soft, salvo safety car eccetera, che possano obbligarlo magari a montare una gomma media che alla lunga garantirebbe più prestazione e più velocità. Ancora Krikkonen e Sniper Samu che se ne stanno suonando ormai da diversi giri, si scambiano continuamente la posizione giro per giro proprio mentre stanno per arrivare da dietro le due Red Bull di Michael. L'unico Fiorino, errore di Sniper Samu che va largo, perde molto terreno e Michael si fa subito strada superando il pilota dell'Alfa Romeo. Mentre si è fermato Lopensky, insieme a lui anche Dukumic. Sì, che montano rispettivamente gomma bianca e essendo partiti su media, quindi smarcano la regola e vanno fino in fondo. È in questo momento un piccolo problema per Luni, che così permette a Fiorino di agganciarsi un po' più rapidamente. Infatti vedo Fiorino che ci vuole provare l'esterno. Qui diventerà l'interno della Dallo, è molto pericoloso. Fiorino perde il controllo della vettura. Rischio eccessivo, ma tanto eccessivo, per carità. Lo spazio era poco, ma il posto era improbabile. Non so se ci sono danni per Luni o per Fiorino. Il contatto è stato leggero, quindi penso che non ci sia nulla di problema. Un danno per Luni, ma credo già ci fosse. Sì, sì, Luni aveva avuto un piccolo contatto in precedenza. Intanto Luni si accinge a passare Sniper Sam, ma Sniper Samu decide di resistere ancora, quindi Luni penso dovrà sfruttare un po' di ibrido per cercare di passarlo qui in uscita. Arriva Luni, si mette all'interno Sniper Samu a tutta velocità, Luni all'esterno, dietro invece Alessio Fiorino subito minaccioso alle spalle di Toppin Kestrel. La 130R va leggermente largo, prova a mettere il muro dentro Alessio Fiorino, che potrebbe approfittare del fatto che Toppin Kestrel non ha ancora il DRS, prendersi almeno questa posizione e provare a risalire. In questo momento Luca, se facesse sosta Vampir, non uscirebbe troppo lontano da Michael. In questo momento Michael è a 19 secondi e 3. Michael, sì, 19 e 3, sarebbe a 4 secondi, 5 secondi? Sì, io penso che Vampir volendo potrebbe pensare di anticipare la sosta, montare gomma media, che comunque vedo su Fiorino funziona molto bene, e non dover recuperare troppo, perché comunque è vero, Michael non sta recuperando tantissimo, però 3-4 giri fai un 3 secondi in più, più o meno 7-8 secondi con anche comunque il compagno di squadra in mezzo, potrebbe essere un po' più difficoltosa la sua risalita. Michael sta girando in 31 medio, Fiorino sta girando, fatto che non è neanche valutabile che nell'ultimo giro ha avuto questa battaglia, di nuovo in battaglia Fiorino, adesso che invece si fa all'interno nei confronti di Sniper Samu, si prende anche la posizione e ora si ributta alla caccia di Luni, che è poco davanti. Luni che prova subito all'attacco nei confronti dell'Alfa Tauri di Krikkonen, proprio il compagno di squadra di Vampir.
ruota a ruota Luni e Krikkonen verso la 130R. Alla fine Krikkonen deve alzare bandiera bianca, prova anche Top Inchestra a non perdere tempo alle spalle di Alessio Fedini, a guadagnare anche lui subito la posizione nei confronti di Sniper Samu, manovra che riesce. E intanto Ricky Box e box anche Krikkonen, gomma media per Ricky. Sì, anticipano leggermente la sosta rispetto a Bumper, che comunque sta girando bene, perché in questo giro ha perso un nulla nei confronti di Michael. 30, si è stabilizzato sul 32 medio basso Vampir, tutti i due passaggi 32.5, 32.3. Michael perde un secondo circa, un secondo, 7 decimi, 31.4, 31.8. Ma penso 2-3 giri e Vampir dovrebbe rientrare a quel punto per montare gomma rossa e avrebbe un distacco di 5-6 secondi, sì, più o meno un distacco più tollerabile con la rossa, che avrà tanta prestazione in più. Potenziale situazione esplosiva dietro con Alessio Fedini e Top Inchestra, che sono arrivati di gran carriera alle spalle di Luni. Sembra avere meno passo e Fiorino sembra assolutamente intenzionato a recuperare terreno nei confronti di Michael. Ricordiamolo, Fiorino è in seguitore in questa fase di campionato. Arriva a questa gara con 23 punti di ritardo, poco meno di una gara. Ma è uscito abbastanza male dalla spun, dovrà tirare una staccata all'ultima curva o aspettare il rettilineo principale. Vediamo se Fiorino si fa subito vedere. No, paziente, anche perché si protegge al centro della pista Luni, prendendo la vita non poco complicata. Pilota Ferrari, Luni che tra l'altro rischia tantissimo in uscita, e allora offre subito il fianco, quasi sull'erba l'ha messo. Luni che ha dato il massimo per tenere alle spalle Alessio Fiorino, alla fine deve cedere la posizione anche su Top Inchestrel. Sì, uno scudiero un po' aggressivo, diciamo. Intanto anche Sniper Samu sosta, quindi penso manchi solo Vampir in solo questo Vampir, momento, che confermo. In questo momento continua a non perdere tanto, cioè è 18.4 in questo momento. 18.4 ha perso solo mezzo secondo. Sì, si sta assottigliando il gap, perché Vampir conferma il 32.2 del passaggio precedente, mentre Michael 31.9. Michael ora sta leggermente salendo con i tempi, quasi sul 32. In questo momento la strategia di Vampir sembra essere quella più funzionale, non ricordando comunque che Fiorino ha gomma media di 3 giri più nuova rispetto a quella di Michael, che ha già 7 giri. Infatti vedo che sta già iniziando a guadagnare comunque su Michael Fiorino. Ecco la progressione di Michael, 4 decimi, un secondo, 4 decimi, 3 decimi, 31 e box, 9, Vampir, 31 box. E 4. Ecco la sosta di Vampir, 31 e 9, 31 e 4, 31 e 8, 31 e 9. In questo momento uscirebbe più o meno 6 secondi se non sbaglio, quindi non dovrebbe, dovrebbe perdere la posizione, cioè dovrebbe entrare proprio poco davanti a forza Fiorino. Con Fiorino vediamo intanto, allora Fiorino dovrebbe passare, mi sa che Fiorino dovrebbe passare, perché ha fatto veramente un giro fortissimo. In questo momento esce il pilota Alfa Tauri, appena davanti Fiorino. Va bene anche così per il pilota Alfa Tauri, deve in questo momento aspettare un attimo, non frustare tu subito la gomma, il tempo c'è per recuperare, a praticamente 3 secondi da Michael. Non vedo fretta nei suoi confronti. Tutto da guadagnare per Vampir. Comunque bisogna notare che il ritmo fatto avanti comunque molto molto costante e soprattutto anche veloce, pensando al fatto che Michael ha gomma più fresca e Fiorino addirittura più morbida. Starà mangiando le unghie perché si qualifica il Giappone. Mi sa tanto di sì. In questo momento sta facendo veramente una differenza importante, è già incollato agli scarichi di Fiorino. Penso che l'uscita qua della spun proverà subito a liberarsi del pilota Ferrari e di mettersi a caccia del pilota Red Bull. Infatti Fiorino forse converrebbe che non forzasse più di tanto la resistenza e lasciasse fare il passo avanti, per come ha fatto nella prima fase, non sfruttare troppa gomma. Si mette al centro Alessio Fiorino, avanti invece dalla parte comoda, resta all'esterno, vediamo se si affaccia ora. Una staccata molto prudente per la Casio Triangle. Adesso sfrutterà gomma nuova e DRS per passare e andare alla caccia di Michael. Stefano Canino, 3 secondi. Entra nella lista dei cattivi Stefano Canino,
mentre Vampir si prende la posizione nei confronti della Sepino, sale in seconda posizione, 2 secondi in ritardo da Michael, mentre dietro Lobenski si prende la posizione nei confronti di Luni, che ora si deve guardare alle spalle della McLaren di Tumic. Sì, ottima rimonta da parte del sostituto Williams, che sta recuperando abbastanza posizioni, non è neanche troppo lontano da Topping Kessler, ha un distacco di 2 secondi, penso possa provare a puntare alla posizione da podio o comunque essere il primo degli altri. Dietro intanto invece tende a diventare una storia infinita questa gara, la lotta fra Sniper, Samu e Krikon, che continuano a scambiarsi le posizioni, continuano ad andare praticamente a braccetto. Sì, scuderie diverse, ma un piccolo legame in questa gara. Intanto Vampir è arrivato, ma è arrivato. È arrivato già a 4 decimi, ha rifilato 1 secondo e 7 in meno di un giro l'Alessio Fiorino. Va nei confronti di Michael, probabilmente starà pensando più alla classifica, guardare la Ferrari che arriva là dietro. Vicinissimo Vampir. Protegge all'interno Michael, per una volta però può sfruttare l'enorme mole di grip che gli fornisce questa gomma soft nuova. Vampir dentro, 29.6, giro veloce, attenzione bandiera gialla. Modo primo settore, ha rotto l'ala. C'è il sorpasso, errore di F, approfitta Stefano Canino, anche Tukumic dopo Lopeschi, un giro dopo. Si prende la posizione nei confronti di Luni, brutta seconda parte di gara per Luni. Sì, diciamo che l'anticipare la sosta non gli ha giovato, sta perdendo veramente tanto, il gruppo dietro gli sta tornando dietro, infatti c'è Ricky Best che è quasi sotto i 2 secondi e mezzo, diciamo che da possibile scudiero a salvaguardia di se stesso. Vampir ha già dato 1 secondo e 2 a Michael. Va molto molto di più. Molto molto di più, a 7 giri e mezzo dal termine. Vampir, Michael, Fiorino, Topping Kestrel, Lopeschi, Tukumic, Luni, Ricky Best, Alberto Parris, Sniper, Samu, Krikon, Stefano Canino, Eppe, Fara e Dodo. Fuori Magico Sonny, che purtroppo non sappiamo perché ma ha subito ritirato dopo poco curve. Dodo 3 secondi. Attenzione perché Lopeschi è arrivato anche su Topping Kestrel per la quarta posizione, si sta portando dietro la bandiera, bandiera gialla. Secondo forse ancora Dodo o F? F alla seconda di Wegner. Non ci dovrebbero essere danni per lui. 29.322, Vampir rinnova ulteriormente il giro veloce, mentre alle loro spalle Lopeschi vicinissimo a Topping Kestrel spalanca il DRS. Va al sorpasso facile, occhio perché dietro arriva a tutta velocità anche Tukumic, che vuole provare a non perdere tempo, per un momento si affaccia con il muso, va largo Topping Kessler che finisce alla fine larghissimo, passa Tukumic che quasi si prova a reinfilare pure Luni, che però alla fine non trova più spazio. Questo momento però, più che da guardarsi davanti, Michael e Fiorino si devono guardare dal gruppo dietro che sta tornando con una bella cattiveria. È vero che mancano 7 giri, però 5 secondi non sono così tanti per Lopeschi per provare a tornare sul podio. Fiorino la 1 e 3 da Michael, ha un pelo dal recuperare il DRS, anche 5 secondi di penalità per velocità in corsia box per F. Diciamo serata no per il pilota Haas, che va a montare gomma rossa e concluderà la sua gara più o meno nell'elettrovia. E mezzo Fiorino, mentre davanti Vampir ha creato il vuoto, 3 secondi e mezzo. In questo momento Lopeschi non ha guadagnato quasi nulla in questo giro, vedremo nelle prossime tornate, ma non è così scontata la posizione di Fiorino. Board con Fiorino a caccia di Michael, che mantiene preziosamente questo secondo e mezzo di vantaggio.
purtroppo per lui però c'è una piccola sbavatura, Luca, che gli è costata cara, un attacco troppo frettoloso nei confronti di Luni, che ha reso un po' più amara la sua risalita. Si è ancora vicino a Michael, ma Michael comunque lo deve mettere più dietro che davanti per recuperare in campionato. 267 a 241, questa sarebbe la classifica fra Michael e Alessio Fiorino. E in questo momento quanto Vampir si stia mangiando le mani per quel giro veloce, giro qualifica non pubblicato, Luca, vedendo la prestazione di oggi, che si può dire veramente grossa, veramente, sì, importante. Perché avrebbe avuto chiuso in una posizione 2 punti mentre aveva chiuso secondo, quindi 16 punti in più ne avrebbe avuti prima di questa gara, 194, quindi sarebbe stato a meno 55. Con questa, diciamo, vittoria che sarebbe stato un eventuale meno 48, col giro veloce meno 47, a 3 gare dal termine, con 75 punti a disposizione. Con anche una possibile gufata da parte mia nei confronti di Michael e Fiorino, che si beccassero. Ricky Best e Luni avevano entrambi il DRS, ma Ricky Best è arrivato con grandissima velocità e sale in 7ª posizione. E vediamo se riuscirà a risalire tutto questo gruppetto, perché ci sono ancora Topping e Tukumic, mentre poco più avanti c'è Lobensky, che ha messo Tukumic fuori dal DRS a 1 e 2. Sì, e in realtà poi adesso ha iniziato a perdere nei confronti di Fiorino, quindi penso la sua posizione sia più da salvaguardare nei confronti dei piloti dietro di lui che andare a recuperare i piloti davanti a lui, anche perché lui giustamente fa da sostituto, non è un suo campionato. Tanto Topping per una sparatura attacca Tukumic. Va Tukumic. Attenzione, ha sbagliato entrambi, e allora prova ad uccellarli in un colpo solo Ricky Best, che alla fine prende subito la posizione nei confronti di Tukumic, ma si deve riaccodare su Topping Kestrel. Colpo gobbo di Ricky Best, che ora ha la grande opportunità di provare ad attaccare subito anche Topping Kestrel, che non avrà il DRS visto che ha 2-2 da Lopensky. Sì, e Ricky ha anche gomma più fresca, quindi potrebbe andare a recuperare anche per la 4ª posizione. Devo dire che da parte sua non è una sorpresa questo genere di rimonte, diciamo che nonostante magari ogni tanto non gli vada bene, intanto passa Topping. Nonostante magari in qualifica ogni tanto non gli vada bene con queste 5 posizioni, diciamo che il resto comunque ce la mette di piede, di velocità per rientrare nel gruppo davanti. Prova Topping a restare attaccato per contrattaccare, ma è troppo lontano. Ricky Best riesce ad arrivare alla prima curva ancora davanti, e ora prova l'inseguimento nei confronti di Lopensky. Ci sono da recuperare 2 secondi e 4, mentre Farris all'esterno nei confronti di Sniper Samu ora è a panino fra l'Alfa Romeo di Sniper Samu e l'Alfa Tauri di Krikkonen. Sì, diciamo che non si sono mollati, ma adesso si è messo in mezzo Farris per fargli un po' staccare tra loro. Vediamo cosa potrà fare il pilota Mercedes, che per un contatto purtroppo si ritrova nelle retrovie e dovrà fare quello che può per rientrare almeno sulla posizione in questo momento di Sniper Samu, che è a 11 secondi da lui. Resta sempre più o meno lì Alessio Fiorino, mentre un po' per gestione, un po' forse anche la gomma, si sta assottigliando il margine di guadagno che ha Vampir nei confronti di Michael. 2 secondi e 4, 1 secondo e 1, 3 decimi, quasi 4, 2 decimi adesso. Vediamo questo passaggio con 3 decimi, si è stabilizzato ora su cifre un po' più umane dopo lo strappone iniziale di Vampir. Sì, diciamo che la gomma rossa, come al solito, a questa 50 c'ha quei 2-3 giri in più, poi più o meno si stabilizza sulle prestazioni della media, poi tipologia di gomma più dura garantisce miglior stabilità su questa prestazione che ha la media. Diciamo però da parte sua comunque per ora veramente tutto fatto bene, strategia, gestione e anche ritmo gara. Vediamo adesso se invece la 2ª posizione di Michael può essere messa in discussione da Fiorino, o se Fiorino dovrà incassare qua un'altra sconfitta che non so quanto gioverà al suo morale.
tre decimi recuperati da Ricciardo nei confronti di Lopeschi nell'ultimo passaggio, sta cercando di riportarsi sotto, giro numero 24 di 27, quindi ancora poco meno di 5 giri per cercare di rispondere. E nonostante la disconnessione, le 4 e le 5 posizioni di penalità, bisogna dire ottimo lavoro da parte del pilota Alfa Romeo, che come abbiamo già detto in precedenza si conferma ottimo rimontatore, se si può dire così. Luca non è nuovo a dover recuperare tante posizioni, vedremo se riuscirà a agganciare la posizione del pilota Williams Lopeschi, ma devo dire da parte sua comunque quando le cose gli infilano lisce, diciamo, la prestazione non gli manca. Attenzione Dodo! Tanto Dodo! Tiro. Attenzione! 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 No, due giri alla fine, Bumper questa volta si salva dalla safety car che tante volte l'ha dovuto mettere in difficoltà. Wow, che brivido! Tra l'altro, mamma bandiera mia, penso... gialla! Prima curva! Prima curva, all'uscita di curva 2! Sì, l'ha persa sicuramente di posteriore e è andata a impattare a muro. Diciamo che anche su questo Vampir non è stato fortunato nelle gare precedenti, sempre safety car all'ultimo che gli hanno un po' combussolato i piani e messo più in difficoltà. Stavolta niente gliela toglie tranne che se stesso. Davanti Vampir con ormai 5 secondi di vantaggio nei confronti di Michael, giro numero 25 di 27, dietro Farah e Stefano Canino che si danno battaglia. Farah che si prende la posizione, Alberto Farris in questo momento in decima posizione, andrebbe a prendere un punto. Tra poco sarà disponibile in chat anche il driver of the day, potrete votare il vostro pilota del giorno. Nel frattempo dalla chat Skymish ci chiede come partecipare al campionato, c'è il link che ti abbiamo appena inoltrato. Farah, attenzione Farah! Fuori anche come Farah! Dodo. Uguale, incredibile! Lo stesso diciamo punto. Che questa curva 2 ha deciso di fare la simpatica negli ultimi giri, di mettere un po' di vittime. Dicevamo, Skymis ci chiedeva come si entra in campionato, c'è il link con la guida ai nuovi iscritti, lì trovate tutti i passaggi per iscrivervi, poi alla fine dovrete chiedere l'accesso a un gruppo Telegram riservato ai nuovi piloti. Attraverso questo gruppo Telegram verrà poi organizzato un test privato nella quale appunto verrete valutati e in base alle vostre abilità allocati nel campionato che più si addice alle vostre richieste e soprattutto alle vostre abilità in pista. Sono ancora le ultime 4 gare di questa stagione, dopo questa settimana andremo in pausa per una settimana e poi l'ultimo sprint di 3 gare. In più questa settimana inizia la Formula 1 reale in Bahrain, Luca. Aiuto. Che aiuto, vedendo dai test, concedetemi un po' di paura. Sì, diciamo che non facciamo cronaca, non stiamo a fare false speranze, possiamo solo, penso, dire che comunque la Ferrari qualcosa ha migliorato, soprattutto sotto l'aspetto dell'usura gomma. La Red Bull rimane comunque la vettura da battere, però diciamo che dietro la Red Bull potrebbe prospettarsi una bella lotta, cioè potremmo divertirci. Se io mi vorrei divertire a lottare per la prima posizione se possibile, poi vabbè. Le altre lotte sono molto belle, però più o meno inutili. Sì, qui bisogna purtroppo. No. Attenzione, bandiera gialla. Sniper si è Samu. Oh no! Si è girato Alberto Farris! Si era girato Sniper Samu e Farris sorpassandolo. Ha perso anche lui la macchina all'uscita dalla spun, venendo poi centrato in pieno da Sniper Samu che ha completamente distrutto l'ala anteriore. È comunque un miracolo che nessuno dei due si sia ritirato. In questo momento penso che Krikkonen sia contento, si farà l'ultimo giro, spero, tranquillo. E Krikkonen sta arrivando proprio adesso su Sniper Samu. Ovviamente avrà pochissimo grip in curva 1, è totalmente senza l'anteriore. Krikkonen va subito dentro, a danni all'anteriore anche Farris, va anche lungo in curva 1. Mentre davanti Vampir sta per arrivare alla spun e andare a percorrere l'ultimo allungo prima di arrivare sulla linea del traguardo. Una prestazione decisa, netta da parte di Vampir, mentre alle sue spalle Michael ha gestito il ritorno di Alessio Fiorino
che dopo quell'errore ha rimontato alla grande, ma non è più riuscito a recuperare il DRS di Michael per tentare un attacco nel finale. Tre punti guadagnati da Michael, ma sul traguardo per chiudere in prima posizione c'è la Alfa Tauri di Vampir, che vince il Gran Premio del Giappone, vince la 14ª prova della Sport League 2023-2024, ed insieme a lui Michael in seconda posizione, Alessio Fiorino in terza posizione, vanno a completare il podio. Ottimo quarto Lopensky, poi Ricky Best, Tukumic, Topping Kestrel, vediamo dietro Alberto Faris, che alla fine sta riuscendo a prendersi questo punto, questa decima posizione, mentre nel marasma ne ha approfittato Krikkonen, che era undicesimo. Alla fine si ritrova in nona posizione, mentre si ritrova dopo, mentre era proprio lui in nona posizione, a bocca asciutta di punti Sniper Samu, che chiude in undicesima posizione dopo essere scattato dal fondo. Fuori Magico Sonny, fuori Dodo, fuori Fara, che quindi non vedono la bandiera a scacchi di questo Gran Premio del Giappone. Ma come dicevamo prima, Mattia, una prova stupenda da parte di Vampir, non c'è stata mai gara, gestita benissimo, strategia perfetta, una gara molto smooth, liscia. Sì, ha fatto una grossa, grossa prestazione, ha girato tutto dalla sua parte, è stato costante e veloce. Ha anche onestamente fatto un ottimo giro di qualifica, non mi aspettavo un 26,6 da parte sua, quindi veramente complimenti, se l'è veramente meritata questa gara. E quindi Vampir andrà sul gradino più alto del podio a stappare lo champagne più buono, quello più dolce, ma che forse alla fine ha anche un po' di gusto amaro per queste ultime tre gare, che saranno una salita purtroppo non facile, quasi impossibile per Vampir da questo punto di vista. Eccolo qua, va sul podio, va a prendersi l'urlo del pubblico giapponese presente qui virtualmente sul circuito di Suzuka, e chiude così questa quart'ultima gara, la numero 14 della stagione. Champagne per tutti, come sempre, e ovviamente questa è la classifica finale con Vampir, Michael, Fiorino, che tra poco troveremo anche nel post gara, poi Lopensky, Ricky Best, Tukumic, Topping Kestrel, Luni, Alberto Barris, che alla fine chiude nono davanti a Krikkonen, forse aveva dei secondi di velocità, aveva 6 secondi Krikkonen, Alberto Barris è riuscito a tenersi dei 6 secondi, Sniper Samu, Canino ed F, poi ritirati Fara, Dodo e Magico Sonny. Ora ci prendiamo come sempre una piccola pausa, torniamo fra pochissimo con il salottino e i primi tre classificati per le interviste post gara, tra poco. Eccoci rientrati per il post gara di questo 14esimo appuntamento della stagione. Gran Premio del Giappone sul circuito di Suzuka, lo vince Vampir davanti a Michael e ad Alessio Fiorino, una gara condotta magistralmente dal pilota dell'Alfa Tauri, che ha condotto una grande stagione ma che purtroppo non ha raccolto spesso i frutti di quanto fatto di buono in pista. Passiamo subito alla voce dei protagonisti e ovviamente partiamo proprio da lui, dal vincitore della gara, da Vampir, che chiude in prima posizione. Come dicevamo durante la fase finale della gara, gara perfetta, gestita benissimo, zero intoppi, zero problemi, unico brivido quella bandiera gialla a 3 della fine. Hai detto bene, è stato veramente un brivido pesantissimo, però per fortuna ormai eravamo a fine gara e quindi ormai le safety a quel giro lì è molto difficile che esca. Per fortuna non è uscita, anche perché veramente sono sorpreso della gara che ho fatto stasera, perché letteralmente stavo passeggiando, avevo tutto completamente sotto controllo, e più che altro è stato lo stint di Hard, che veramente è stato una roba che difficilmente faccio, però veramente quando poi sono uscito dai box, quando ho fatto la sosta, ho visto quanto poco Fiorino e Michael avessero guadagnato su di me, sono rimasto un attimo sorpreso. Poi vabbè, quella soft è stato abbastanza semplice poi a superarle, però
veramente sono soddisfattissimo della gara che ho fatto questa sera, perché mi servivo. Dopo le catombe di tra Monza e Singapore avevo bisogno di fare un risultato decente ora. Mattia? Beh, che dire, hai fatto tutto perfetto. Una piccola nota potrebbe essere sulla strategia: se sei rimasto convinto fino all'ultimo di hard soft, o hai pensato magari di anticipare qualcosa sulla sosta e montare gomma media? Ma sinceramente, ormai sapendo che dal punto di vista del campionato i giochi sono ormai fatti, nel senso, non sono stato a pensare più di tanto a cambiare strategia. Ero conscio della decisione che ho fatto e alla fine è stata quella giusta. Ok, complimenti, veramente ottima, ottima prestazione da parte tua. Grazie, grazie mille a tutti. E allora passiamo avanti, passiamo al secondo classificato, Michael, che chiude in seconda posizione, porta comunque un ottimo risultato a casa che gli permette di mantenere la leadership del campionato e guadagnare qualche spicciolo, qualche piccolo punticino ancora nei confronti di Alessio Fiorino quando ci avviciniamo alle ultime tre gare della stagione. Michael. E allora, ciao ragazzi, buonasera. E stasera diciamo che è andato tutto sommato abbastanza bene. Ho recuperato un po' di punti che nell'ultima gara purtroppo avevo perso, quindi bene così. Diciamo che sulla strategia sono stato leggermente conservativo, vista anche la posizione comunque in cui mi trovavo, perché sapevo che partire con la bianca era sicuramente la strategia vincente. Infatti poi Vampir ha vinto, perché comunque la gialla e la rossa al secondo stint ne avevano tanto di più. Però ho preferito restare un pochino safe, sono sincero, e quindi la gialla mi avrebbe coperto un pochino di più quelli che erano possibili scenari di safety car e quant'altro. Però va bene così, sono comunque qualche punticino guadagnato, 3 punti dovrebbero essere guadagnati, quindi comunque sono contento di come è andata stasera. Mattia? La scelta conservativa sulla strategia comunque non ti ha garantito la posizione, cioè più o meno Fiorino è sempre rimasto lì in zona. Cercherai sempre di essere conservativo o magari comunque la tua gara potrà essere anche un po' più decisa per magari mettere quella zampata vincente che ti può portare il campionato? Vediamo, questo dipende penso anche da quello che concerne la qualifica, in base a come andranno anche le qualifiche, perché purtroppo ecco questa sera sono riuscito a fare una seconda posizione, però in qualifica tutto l'anno non è che sia stato questo gran pilota, sono un pilota più da gara, quindi penso vedrò anche in base chiaramente alla posizione in cui mi troverò poi in partenza. Ok, perfetto. Intanto dalla chat quello che ha fatto Vampir puzza di quello che sta dicendo Zach Brown, ovvero un Alfa Tauri che va fortissimo, e Zach Brown dice: caspito, ma l'Alfa Tauri è la copia della Red Bull che arriva alla seconda, addirittura fatto meglio da questo punto di vista. La vita che c'ha per Racing Bulls. La V-Carb sembra un po' originale, un po' integratore. Mi avete scoperto, ho scambiato le auto questa sera. Ah, ma allora ditelo. La grande magagna. Detto questo, congediamo Michael, andiamo avanti, passiamo ad Alessio Fiorino. Continua l'inseguimento. Oggi forse il momento chiave è stato quando, tra la fine dello Snake e la Dallo, poi provato l'attacco nei confronti, se non vado errato, era Luni. E sì, sei andato fuori e sei rientrato lì, c'è stata la rimonta, poi sei rimasto lì a 1,5 secondi, 1,2 secondi da Michael, è mancato un pelo per recuperare il DRS, provare a recuperare anche 3 punti che alla fine erano importanti. Sì, allora diciamo che la strategia era perfetta per quanto riguarda rossa-gialla. Purtroppo in qualifica ho sfumato una seconda posizione, che mi sono tenuto un bel braccino l'ultima variante per paura di penalità nel post gara, quello mi è costato molto caro visto che ho perso 2 decimi. Sicuramente se è partito secondo sarebbe stato molto più comodo, però è andata così. In gara alla fine sono riuscito comunque a superare Michael,
l'unica cosa che mi ha rallentato molto poi quando avevo Devampri davanti nel superarlo, che provava sempre ad attaccarmi. E quindi ecco, diciamo che iniziavano le cose a non girare nel verso giusto. Successivamente, quando sono entrato ai box, sapevo perfettamente di stare davanti a Michael a fine gara. Ma diciamo in un attacco su Yunil, è stato un errore completamente mio. Ti Per abbiamo visto, un era un po' azzardato in attimo. quel punto. Sì. È stato un errore completamente mio. Mi sono ritrovato quasi affiancato con metà macchina. Però poi, ovviamente, in uscita, essendo esterno, ho perso quell'affiancamento. Ci ho provato lo stesso. Diciamo che magari alzando un po' il piede ho limitato un po' i danni. Perché sennò potevo rovinare, oltre che la mia, soprattutto la sua gara. E lì ho perso tanto. Poi, 2 giri dopo, quando mi sono trovato dietro di lui, penso che aprirò una disputa, in quanto ho notato che dopo il serpente ha alzato il piede. E infatti ho dovuto alzarlo pure io, perché sennò gli finivo sopra. Non so se per farmi perdere tempo o per recuperare il prima possibile Michael. E questa cosa l'ho notata anche poi durante la percorrenza, prima del lungo rettilineo. Però lì non so se perché lui non era confidente o meno, però lì quello che ho detto prima era in pieno rettilineo, gas pieno, quindi non capisco il perché. E poi per il resto, purtroppo con Michael non ho avuto abbastanza batteria per prenderlo, è andata così. Però Mattia? come ho detto, il campionato ormai non guardo più i punti da Monza. Sono 26 in tre gare, se la classifica resta questa. Per 3 gare sono toste. Diciamo che non la guardo più la classifica. Anche con Singapore, purtroppo Devampere non ha inviato il giro di qualifica. Magari qualche punto in meno ce l'ho da recuperare. Però è troppo distante, Però secondo rischiavi me. di avere un avversario in più, magari. Non era vicinissimo, ma era un in più. Mattia. Diciamo che, come abbiamo detto sempre all'inizio stagione, un po' questi errori qui di foga, magari prendersi un attimo in più. Come hai detto tu, la tua strategia comunque era valida quanto quella di Vampyr. Era veramente poco quello che Michael avrebbe potuto fare, ma quel momento lì poteva essere gestito meglio. Essendo che ormai mancano poche gare, come ti gestirai in questo momento anche con queste situazioni? Perché, come sai, l'uni comunque si fa sempre trovare lì. Quanto sarà fondamentale invece per te non sbagliare? Fondamentale per me sarebbe sempre partire in prima fila. Una volta che parto primo o secondo, questi problemi non ne ho. Perché noto sempre che in ultime gare faccio sempre strategie un po' diverse dagli altri. E mi favorisce molto questa cosa. E come già detto a Singapore, se le cose girano come dico io, vanno bene, come si è visto. E la qualifica per me è molto importante. Ho deciso di stare col braccino e quello è successo. Però se mi trovassi in quelle situazioni, diciamo che oggi ho più usato la testa. Però era più con l'attacco di Yunil, pensavo di farcela, non era adattato dalla foga. Ok, è interessante come dica Yunil. Noi ormai siamo abituati a leggerlo al contrario perché era esordito con l'uni, quindi lui è corretto da questo punto di vista letterale. Detto questo, dice, dalla chat stavo verificando, non ci sono ulteriori domande. Siamo al driver of the day, che è stato un plebiscito popolare. Con l'80% dei voti, Vampir si porta a casa il driver of the day. Dicevamo, siamo ormai in conclusione. Ricordo al volo, intanto già da adesso, gli appuntamenti di domani. Dalle 21:30, sempre qui a Suzuka, va in scena la Pro League, anche qui quart'ultimo appuntamento della stagione. Ultime considerazioni prima di chiudere, Mattia? È che io vorrei capire, faccio telecronaca, faccio la pro, farò la master, chi me li paga tutti questi straordinari? Te li devi pagare. No, la Meloni non ha detto no, questi non si pagano, ma nessuno in realtà, no? Abbiamo detto perché c'è Però lei adesso. le mie braccia non le sostiene mai nessuno. E che cavolo. Si spacca, si fatica, ma non c'è mai la...
vabbè. Non siamo in orario, non siamo no, in orario. Vabbè, sono giusto le 23, quindi la patonza si può dire. La patong. Qual è il suo piatto? La mia patong. Io stenderei un vero piatto. Ai. Che tristità. Detto questo, ricordo ancora l'appuntamento domani 21:30, sempre qui sui canali di Formula Italia Team per la Pro League. Poi toccherà alla Master chiudere le ostilità. Domenica alle 21:30 poi ci trasferiremo in Qatar per la 15ª prova. Detto questo, ovviamente siamo in conclusione da me, Luca Flaminio, e anche da Mattia Del Corso, a tutto lo staff di Formula Italia Team, un ringraziamento per averci seguito e buonanotte, a domani. Buonanotte.